Il premio Diego Tajani è stato assegnato al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ancora una volta al centro dell'interesse della Calabria per l'attività contro la criminalità organizzata e l'illegalità diffusa. Gratteri, anche nel corso dell'incontro con i giovani delle scuole presenti al premio Tajani a Cutro, ha risposto alle domande con grande sincerità e professionalità, invitando i giovani a leggere per formarsi e non essere oggetto di povertà educativa. Lei è il punto di riferimento di tutti noi calabresi, una Calabria che alza la testa e che guarda la legalità. Lei mi dà un carico enorme, un peso enorme dicendo questo. Io cerco di parlare da sempre anche quando non faccio il magistrato. Per me è importante il confronto, parlare alla gente, spiegare la non convenienza a delinquere, incoraggiare ad alzare la testa, a dire ce la possiamo fare. Non rassegniamoci, la rassegnazione è la linfa per le mafie, la rassegnazione è la linfa per le massone deviate, per i centri di potere che non vogliono un popolo libero, che non vogliono un popolo felice. È molto cresciuta, dobbiamo dire, in questo periodo anche la criminalità, mi riferisco in particolar modo nel periodo della pandemia alla violenza. Soprattutto è cresciuta l'arroganza delle mafie sul piano economico. Loro sono ricchi, noi siamo diventati più poveri e quindi i soldi contano. Con arroganza stanno cercando di comprare tutto ciò che è in vendita, anche a prezzi bassi, anche a prezzi da outlet. E allora è qui che ci deve essere la risposta politica, che ci deve essere la presenza veloce dello Stato, non tra due anni sarà troppo tardi. I giovani sono diventati molto più violenti? Sono diventati violenti perché è sempre più diffusa l'incultura, sempre meno istruzione, sempre meno, parlo in linea generale, parlo complessivamente, sempre meno i ragazzi sanno scrivere e parlare in lingua italiana, sempre meno leggono, e il livello di incultura lo vediamo se andiamo 10 minuti su Facebook. Facebook, Instagram sono lo specchio esatto del livello di incultura della collettività. Parliamo di povertà educativa. Di povertà educativa perché nel corso dei decenni chi ci ha amministrato in Italia non ha voluto investire in istruzione e quindi poi anche in cultura.